In questa lezione imparerai a configurare correttamente il plugin OpenStudio, vedrai come impostare le zone termiche e gestire i parametri relativi agli spazi del tuo edificio. Avrai modo di comprendere inoltre come creare delle finestre dalle partizioni interne e come comprendere le differenze tra elementi esterni e interni tramite le rendering toolbar. Possiamo quindi partire con la creazione, lo studio di come il nostro Open Studio concepisca gli spazi, di come definisce gli spazi. Andiamo innanzitutto a immaginare un calcolo di un ufficio. Andiamo per questo esercizio parleremo del calcolo delle masse termiche di un ufficio. In teoria dovremmo aver bisogno di una pianta bidimensionale, magari creata con altri programmi. In questo caso fingiamo di avercela e di averla ricalcata. Abbiamo uno spazio che può essere compreso in un rettangolo 8 m x 10. Questo ovviamente è una funzione di SketchUp, una normale funzione di SketchUp. Dividiamo questo spazio in due metà. E abbiamo creato una pianta molto molto semplice di uno spazio dove abbiamo tre stanze. In questo caso abbiamo utilizzato i tool standard di SketchUp. Ora iniziamo a implementare i tools di OpenStudio. Selezioniamo il nostro piano bidimensionale e all'interno dei tools clicca su Create Space from Diagram, che è uno spazio da un diagramma. Per diagramma si intende la pianta bidimensionale. Una volta che clicchiamo ci si apre questa opzione, questa finestra, nella quale ci chiede l'altezza del piano, floor height, e numbers of floors. Andiamo quindi a mettere come valore 3 metri e come numero di piani 1. Ok. E in automatico il nostro Open Studio ci ha creato tre spazi, due piccoli e uno grande. I colori, è molto importante iniziare a familiarizzare con i colori di render di questo programma. I colori di render dipendono dalla tipologia di opzione che noi stiamo scegliendo. Abbiamo vari colori di render, adesso li vedremo uno alla volta. Partiamo da Render by Surface Type. Il Render by Surface Type ha a che fare con la modalità di visualizzazione delle superfici in base alla loro tipologia. E OpenStudio riconosce alcune tipologie standard. Le più comuni sono il pavimento, quindi in grigio, le pareti esterne, in color sabbia, diciamo, ocra, e il tetto, bordeaux, vinaccia. Questo è molto importante da comprendere perché grazie alla colorazione noi possiamo capire innanzitutto se stiamo guardando il modello dal lato giusto. Potrebbe succedere che durante la modellazione gli assi si potrebbero invertire, ma grazie a questa visualizzazione noi sappiamo sempre che la parte in bordeaux è il tetto. Adesso andiamo a disegnare, ovviamente come ogni edificio c'è bisogno di alcune accortezze come le finestre, le porte, e andiamo a disegnare delle finestre sui quattro lati. Prendiamo il nostro strumento di misura, calcoliamo un metro,
E da questo metro abbiamo un riferimento per tutte le varie altezze. Quindi disegniamo delle finestre in maniera abbastanza casuale, ovviamente, senza dover stare lì a pensare alle dimensioni. Poi disegniamo una porta, che ovviamente partirà da terra. Poi disegniamo altre finestre qui. Facciamo tutto un insieme di finestre anche con forme differenti, giusto per vedere come funziona. E questa è un'altra finestra gigante. Allora, abbiamo creato delle aperture, che però il nostro Open Studio non riconosce ancora come aperture, ma come superfici bidimensionali. Quindi, cosa dobbiamo fare? Andiamo a cliccare, doppio clic, su ognuna di queste finestre, fin quando non selezioniamo la parte interna, e compariranno tutti questi puntini, e la parte esterna con il bordo in blu. E selezioniamo tutte le nostre aperture. Per fare una selezione multipla basta tenere premuto Shift e continuare a cliccare. Questo è molto importante perché se non si seleziona anche il bordo esterno si potrebbe arrivare a un errore. Quindi abbiamo i vari bordi, le varie finestre e questo è l'ultimo. Controlliamo di aver preso tutte le finestre in maniera corretta. Una volta che siamo sicuri, andiamo ad utilizzare un tool di OpenStudio che è Project Loose Geometry. Ci sono due opzioni, si apre un pannello con due opzioni. Project All Loose Geometry proietta tutte le geometrie loose, che significa sciolte, oppure Project Selected Loose Geometry proietta le geometrie sciolte selezionate. Io ti consiglio di utilizzare sempre la seconda opzione, perché utilizzare la prima opzione spesso provoca a dei crash inattesi. Quindi abbiamo selezionato le nostre finestre. Quindi questo messaggio di errore, attenzione, questo creerà nuove geometrie nello spazio. L'operazione non può essere undone, quindi non può essere cancellata. Puoi continuare, clicchiamo su OK. E vedi che quelle che erano delle finestre bidimensionali si sono trasformate in bucature, in finestre. Sono tutte le finestre, vediamo, riusciamo quindi a vedere all'interno degli spazi. E la particolarità di questo plugin è che questo è una porta, è stata appunto riconosciuta come porta, infatti ancora opaca, di un colore un po' più scuro, marroncino un po' più scuro, perché il programma in automatico riconosce che se un'apertura parte dal livello del pavimento, viene automaticamente indirizzata alla classificazione, alla classe finestre. Questo può tornarci utile, ma a volte può anche capitare che nel nostro progetto ci siano delle finestre a tutta altezza o delle vetrine, e quindi noi dovremo cambiare questa impostazione e lo vedremo dopo. Di default però parliamo sempre di porte, quando parte l'apertura dal pavimento. Siamo in questa situazione e adesso ovviamente dobbiamo anche capire cosa accade all'interno del progetto, perché non ci sono solamente porte esterne ma ci sono anche le porte interne. Quindi, per vedere cosa capita all'interno del progetto,
è utile utilizzare questa opzione di piano di sezione. Il piano di sezione ha varie opzioni. Con questo tasto il piano di sezione viene visualizzato. Premendo questo tasto si attiva o disattiva e mostra il riempimento della sezione, ci fa appunto vedere cosa c'è dentro. Quindi una volta che abbiamo la nostra scatola, diciamo, il nostro ufficio aperto, possiamo andare a disegnare delle porte, anche perché all'interno c'è bisogno di spostarsi. Quindi clicchiamo sul nostro spazio, che è lo spazio grande, e come prima disegniamo delle porte in maniera abbastanza rapida. Ovviamente in un disegno preciso c'è bisogno di misure, ma questo è un esercizio per capire la funzionalità dell'Open Tools. Clicchiamo all'esterno, andiamo adesso su un altro spazio e clicchiamo. Creiamo una porta. Abbiamo quindi le nostre porte all'interno del nostro progetto. Detto questo, possiamo cominciare a lavorare su un secondo rendering, tipologia di rendering. Se questa era riferita alla surface type, al tipo di superficie, questo invece è un render inteso dalle boundary condition, cioè dalle condizioni di contorno, e in questo caso invece i colori cambiano. Il colore celeste scuro che vedi è riferito alle pareti esterne, quindi questo colore si riferisce a delle murature perimetrali. In quanto murature perimetrali, ovviamente avranno un trattamento termico differente, perché saranno semplicemente perché saranno esposte agli agenti atmosferici. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo andare a modificare queste tre parti interne, perché queste tre parti interne non sono esposte ad agenti atmosferici. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad utilizzare questa opzione che si chiama Surface Matching. Clicchiamo su Surface Matching e ci si apre questo menu. Innanzitutto intersechiamo l'intero modello. Cosa significa intersecare? Facendo in questo modo, il modello interseca tutte le facce in un'unica faccia e quindi possiamo cominciare a trattare tutte le facce come se ne fosse un'unica sola. Facendo così il modello capisce dove inizia una faccia e ne finisce un'altra. In questo modo invece adesso, visto che il modello non è ancora stato intersecato, il tool non riesce a capire dove finisce una e dove inizia un'altra. Ecco perché le pareti interne sono ancora riferite al colore esterno, cioè al colore celestino. Quindi intersechiamo l'intero modello come prima. Questo creerà nuove geometrie e l'operazione non può essere cancellata. Clicchiamo su OK. E sembra non essere successo nulla, ma invece adesso il modello ha definito tutte le facce sotto un'unica famiglia. Una volta che abbiamo intersecato, dobbiamo fare il matching vero e proprio. Match in entire mode. Clicchiamo
Cosa dice il menu? Questo farà matchare, quindi farà comparare le surfaces, quindi le superfici e le sottosuperfici. Questo ovviamente non può essere cancellato come operazione. Andiamo su OK e vediamo cosa succede. È cambiato il colore perché il modello ha capito in automatico che queste tre pareti sono all'interno di altre pareti, quindi non è mai possibile dare a queste pareti un riferimento di esterno, sono pareti interne. Adesso, per capire effettivamente se il programma ha fatto quello che si è prefissato di fare e non ha solo cambiato i colori, introduciamo ora un nuovo tasto, un nuovo bottone, che è quello dell'inspector, che fa appunto l'ispezione. Clicchiamo su inspector, si apre questa finestra, la minimizziamo, la mettiamo all'angolo, e allora cosa facciamo? Se adesso io vado a cliccare su questa superficie, doppio clic, sono nello space 101. Adesso possiamo cominciare a modificare dei riferimenti. Lo space 101 lo chiamiamo aula laboratorio largo. Lo chiamiamo laboratorio largo. E qui, come puoi ben vedere, il nome è stato cambiato. Ora, questo laboratorio largo è formato da pareti e vedi che è chiamata Surface 2, questa è chiamata Surface 3, sono ovviamente delle nomenclature automatiche, sono in inglese perché il plugin è in inglese, ma Surface significa appunto superficie. E come puoi ben vedere, questa superficie è esposta al sole, sun exposed, ed è anche esposta al vento, perché sono superfici esterne. Io potrei anche modificare la condizione dicendo che non è esposta al sole o non è esposta al vento. Potrebbe succedere che questa parte è all'interno di una corte coperta dove non c'è appunto esposizione del vento. Se invece andiamo sempre nel nostro laboratorio largo e clicchiamo su questa Surface 6, come puoi ben vedere non c'è esposizione al sole, non c'è esposizione al vento, e questo dipende dal fatto che sono pareti interne. Ecco perché il colore è stato cambiato. Quindi abbiamo adesso visto come definire anche questi spazi. Questo spazio 102 chiamiamo ufficio piccolo, ufficio piccolo 1, lo spazio 103. Possiamo anche cliccare direttamente sulle nomenclature, ufficio piccolo 2. È molto importante dare un nome corretto alle varie zone, perché più si va avanti col progetto, maggiori zone ci saranno da dover poi dopo calcolare. Quindi abbiamo ufficio piccolo, laboratorio largo, che viene selezionato, come puoi vedere, si illumina. E si illumina anche questo. Torniamo alla visualizzazione e vediamo un po' le finestre. Se andiamo in laboratorio largo, doppio clic, se clicchiamo sulla finestra, ci sarà
la subsurface type. Subsurface type significa che quella è una sottosuperficie, nel senso che è all'interno della superficie. Se ti ricordi, è stata proprio creata utilizzando questo Loose Geometry Project, quindi è stata creata una sottosuperficie. E la stessa cosa vale per questa, che è stata definita in automatico come porta door. Ora, immaginiamo che questa non è una porta, ma è una finestra. Basterà solamente cliccare e scegliere tra le varie opzioni. Possiamo avere una fixed window, che è la finestra fissa, quindi senza la possibilità di apertura, operable window, cioè operabile, quindi si può dire, glass door e quant'altro. Se facciamo glass door, come potete vedere, diventa trasparente. Per noi questa però è una door, porta, quindi diventa opaca. Perché è importante definire in dettaglio le aperture? Questo è un programma che calcola le condizioni termiche e ovviamente la conducibilità, la conduttanza, la perdita di calore che subisce una finestra non è quella di una porta. Ecco perché è importante anche definire in maniera corretta. Ricapitolando, hai imparato a settare i parametri principali di OpenStudio e a creare il tuo primo spazio prova. Hai visto come gestire le diverse zone termiche e come visualizzare le diverse parti del progetto utilizzando la rendering toolbar di OpenStudio. Infine, hai compreso in che modo OpenStudio analizza gli spazi differenziando le superfici esterne da quelle interne.